Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay di Undertale. Allora, questa qui è la demo, ragazzi, di quello che avrebbe dovuto essere il gioco completo. E io premetto, nonostante mi fossi visto tipo un po' di gameplay tempo fa, per adesso non so niente. Infatti, di queste porte qui io non sapevo niente, non so dove andare. Quindi, lasciate che vi spieghi una roba divertente che è successa. Io sul computer c'è questo antivirus che io non sapevo neanche di avere. Si è attivato un giorno dicendomi di rompendomi le palle perché diceva che c'erano dei virus nei giochi che scarico, come questo qui ad esempio, come su Undertale, di giochi che scarico da siti ufficiali. Che succede? Io quindi mi sono scaricato il gioco, arrivo qua pronto a registrare, guardo, il gioco è stato rimosso perché contiene virus. Madonna mia ragazzi, non sapete il nervosismo. Ok, comunque sia, il gameplay inizia qua. Io penso che voglio farmi una pacifista all'inizio e poi una genocide. La genocide direi aspetterà un po', sia perché è venuta fuori male, sia perché mi ha rotto il culo. Cosa premere? Sì? Ci tirarli? No, qua non si può entrare. Qua non si può entrare. Ah, ok, siamo entrati. Molto tempo fa. Distorta la canzone. Due razze dominavano sulla terra, mostri umani. Un giorno la guerra rompette i rapporti tra le due razze. E dopo una lunga battaglia, gli umani erano vittoriosi. Proprio i mostri fanno schifo, non sanno combattere. Hanno rinchiuso i mostri sottoterra con un incantesimo magico. Molti anni dopo. Che poi non ha molto senso, i mostri si fanno massacrare. Tutti gli umani. Cazzo, la prendi qua leggere. Press 2, ripremo C. Ah, ok. Z, confermare. Bella la musica distorta. X, cancellare. Giova, stessi comandi. Ok. Noi ci chiameremo Mister L. Guarda che bello sto. M maiuscola, ricordatelo sempre, ragazzi, per Mister L. Mi dà un fastidio enorme, mister. Facciamo la L maiuscola? Sì, dai, mister L. Ok. Fastidioso, ragazzi. Dan. È questo il tuo nome corretto? Mister L, sì. Mi sono anche perso su cosa stavo dicendo prima, ragazzi. Porca troia. E siamo qua. Praticamente Undertale è la versione cattiva di Undertale, dove troveremo tutte le persone che abbiamo già incontrato, ma in maniera brutalmente distorta. Ah, e siccome è tutto il contrario, Flowey è buono. Oh no! Un umano! Ah, prima stavo dicendo, cioè non ha molto senso che i mostri ti fanno massacrare, cioè contate che alcuni mostri tipo Ascoli sono tipo grandi 6 volte una persona. Vabbè che gli umani hanno un'anima forte, però penso che il fatto che i mostri siano fatti massacrare proprio senza neanche aver ucciso un umano, mi sembra della storia, sia perché bisognava stereotizzarli, non ricordo come si dice, e renderli buoni, diciamo, proprio innocenti. Umano, per favore, non uccidermi, no, non uccidermi. Cosa ho fatto per meritarmi questo? Per favore. Oh, sei tu che hai iniziato il. Zio, sono tentato, ma no, devo fare la pace. Vai. Mi hai appena risparmiato? Non mi hai visto nessuno risparmiare nessuno prima d'ora. Grazie. Beh, io sono Flowey, Flowey il fiore. Tu sei nuovo nell'underground, non lo sei? Ma madonna, quando parlano in dialetto rendono impossibile la vita agli italiani. Devi essere veramente molto confuso, non ti preoccupare, posso aiutarti attraverso le rovine. Non so che questo posto. Io lo conosco questo posto, proprio lo conosco molto bene. In ogni caso devi essere molto attento. Devi essere molto attento quando c'è lei. Sfortunatamente non posso aiutarti sotto questo aspetto, scusami. No! Non andremo avanti se non ci muoviamo. Andiamo! Dove si è scomparso? Proprio be bellissimo il nero, senza neanche aver messo le texture. Bello, bello, qua anche su Undertale è così, non ci si può fare niente. Ah, bene, salviamo. Vedendo una stanza così, una stanza così grande in un posto così orribile, ti riempie di determinazione. Salva! 3 minuti e metti due di gioco sul fiero. Ok. Entriamo. Ehi, ce la fa lui tutorial, non tutorial. Hai bisogno di premere questi bottoni. Ma guarda che bello che uso i fioricini. Le rovine sono piene di trappole. Una più mortale dell'altra, quindi per favore sta attento. Vieni con me se ne hai bisogno. Ah, dice.
Porco il cazzo, è difficile. No. No, dai, no, dai, io non è come anche se tu muori, anche se pesti un chiodo, non ha senso. Ok. Fida. Ok, quindi è molto più pericoloso perché l'altra volta non era così letale. Stiamo attenti a non premere più sbagliati. Ehi, hai risolto il puzzle, ben fatto. Prima mi sono fatto uccidere su. Qua mi dice qualcosa? No. Ok. Mi sento come se tu fossi in grado di risolverlo. Ok, quindi dai, andiamo avanti. Cazzo. Sulle spine direi di noi di andarci perché su Undertale non ci potevamo passarci. Su Undertale mi sa che ci sciottano. Come un umano vivendo in underground, i mostri potrebbero provare a ucciderti! Quindi avrai bisogno di essere pronto per questo. Quando incontri un mostro, dovrai iniziare a combattere. Quando sei in un combattimento, colpisci il nemico. Se il nemico non vuole combattere più, solo ignoralo e basta. Hai capito? Fai pratica al manichino. Dovresti darti un po' di pratica su come difenderti, ma siccome noi siamo pacifisti, andiamo su. Abbiamo incontrato il manichino. Bella la musica, Spade. Il manichino sembra che stia per cadere. Ok, azioni. Lumi parla. Parla il manichino. Non sembra molto che abbia voglia di confermare. Ok, abbiamo vinto perché ci abbiamo parlato di un'altra parte. Ehi, ragazzo! Lo so che è figo essere carini con tutti, ma non sopravviverai in questo modo. Loro non usano la pietà qui. È uccidere o essere uccisi in questo posto. Lascia che ti spieghi qualcosa. Se tu non ti difendi, verrai ucciso. Tu dovrai tenere un po' di amore, love. Ma tu dovrai tenere un po' di love, ma non troppo. Oppure diventerai come uno di loro. I mostri qui sono veramente forti, quindi sta attento. Solo ti guardo la schiena, ok? Tipo, sta attento. Bello il salvataggio. Se vedendo questa cosa qua non me ne frega niente, quindi premo Z e sono felice. Ok. Toadette ci sta attaccando. La versione cattiva dei Froggy, quindi io dico azioni, mi ricordo come si faceva. Ci proviamo a complimentare con lei. Todd non capisce cosa ci dice, ma. Ah, cavolo. Oh, misericordia! Come farò? Oh, ok. Sei intimidato dalla forza di Stroggit. Ancora complimenti. Todd ti ha provato a capire cosa gli abbiamo detto, ma ha fallito ancora. Salta. Ah, ok, vabbè. Sto qui è una boiata, penso che tipo la faccia apposta a mancarci, ragazzi. Guarda. Siamo intimiditi della sua potenza. Complimenti. Toadette finalmente ha capito. L'ha capito. Ora Toadette sembra. Non lo so che significa. Non vuole più combattere. Nod, nod, cazzo vuoi. Però mi spari comunque addosso le tue frecce, eh. Tutto, faccio lo sborrone. Toadette sembra riluttante a combatterci. Risparmia. Abbiamo vinto. 0 esperienza e noi 19 di oro. Mi piace. Oh, come hai fatto contro Toadette? L'hai risparmiato? Alla fine ti ha lasciato andare avanti, ma non essere così carino con loro. Vi ho detto prima, loro non usano il pietà, Pintor. Quindi andiamo avanti. Beh, passiamo attraverso quelle spine. Ah, tu non sei un fiore, perché lui può passarci sotto senza problemi. Beh, solo guarda la stanza dietro di qui, eh? È la stessa cosa delle spine, buona fortuna, cazzo. Che devo fare io qui? Ha detto, ah, ho capito, vedete qui ragazzi. Tanto salvo così non dobbiamo rifare questa capa nel caso morissimo. Porca troia quanto è difficile. Ok, quindi così, così, così. Morirò un saccone di volte, ragazzi. Dai, ci provo a fare tutto un getto. Su, ora. Su. Ancora un'ultima avanti, giù ora. Ah. Ci
Ci saranno dei tagli, ragazzi. Game over. Mi piace questa musica qua. Ok, quindi. Ok. Ah, ok, era più avanti. Ok, e poi qui fino alla fine. Va bene. Va bene, Mister L. Ancora? Ok. Ma dai, ma questo qui non è gameplay. È una boiata. Ho paura di buggare il cuore. Comprimettiamoci ancora. Sì, sì, sì. Vabbè, almeno farmiamo oro così. Che poi se guardate, ragazzi, Toddit, tipo come dire, la rana, la cicatrice, la cicatrice. Ok, abbiamo guadagnato quel che ci frega. Cosa ancora? Ah, ok, ok, quindi... Ok, quindi mi tocca fare a capo. Quindi era 1, 2, 3, 4. Poi su, qui dobbiamo farla più lunga. 1, 2, 3, 4. No, non volevo andare così tanto. Dai che tra poco mia madre tornerà. Quindi, vabbè, ero giusto praticamente. Sono andato avanti per sbaglio. Qui ci ritroviamo la stessa bestia di sempre. E all'inizio ero in panico, pensavo di dover passare attraverso sti robi qua, ma è impossibile farcela. Ok, bene, questa era la volta buona, quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, poi vai giù, no, da qui bisogna andare avanti fino alla fine e saltare l'ultimo. Porca troia, gioco di merda! Non ne posso più. Ok, quindi siccome abbiamo salvato non dovremo rincontrare la bestia. Porco. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Wow, proprio ora. Ah, raramente i mostri sorprendono queste spine perché non possono nuotare. No. Congratulazioni. Sì, sono morto 4-5 volte. Tutto grazie alla determinazione. Cos'è sta roccia? Non toccarmi! È una roccia. Non posso uccidere una roccia. Parla. Tu parli alla roccia. Non si. Non ha alcun segno di vita. Sto arrocciando e rollando. Aiuto! Ma bello, 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 bello. Figo, figo questo tarto. Siamo ancora al tutorial, ragazzi, quindi no. Questa roccia è energetica. Sto per rotolare sul tuo mondo. È più aggressivo, ora guardate ragazzi. Come fa una roccia a spararci le rocce? Non ha senso. La roccia sembra veramente eccitata. Parlaci ancora. Ok, bisogna complimentarci con lei. Via. Okay, vabbè, siamo ancora a livelli minimi di difficoltà qui, ragazzi. Allora, azioni climb. Siamo saliti sopra la roccia. E sembra che sia d'accordo. Ah, ok. Dai, su, 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 non mi fai paura. Vai, colpisci più forte, vai. Ricordo di colpire il cuoricino. Ah, ok. Possiamo risparmiare la roccia. Risparmia. Abbiamo vinto. E 12 di oro, mi piace. Devo salvare perché se muoio ora mi tocca rifarmi le spine. E non voglio rifarmi. Sì, salvataggio. Yuppie. Camminare attraverso drogo del leaves qui tipo su ve l'ho già detto un sacco di volte quando sei su YouTube, è difficile tradurre. Cibo, uno è contenitore di caramelle, ne prendi un pezzo? Yes, abbiamo preso un pezzo di caramella, ne prendiamo un altro. Ok, ora basta perché sennò ci dicono parole, mi sembra, se ne prendiamo tanti. La pesantezza. Ehi, beh, guarda, potrei aiutarti, aspetta un secondo. Eccone una, guarda che ci aiuta. Eccone due. Ed eccone tre. Bravissimo, Flowboy, mio migliore amico. Non oso passarci sopra per scoprire cosa succede. Il puzzle è semplice. Tutto quello che devi fare è spingere quella leva. Ho premuto. Ho premuto e non è successo niente. No, tutto quello che devo fare è andare avanti. Ah, ok, ok. Il corridoio lungo. Oh, per l'amor del cielo, quanto è brutta. Spero che questa qui non sia che si sta sciogliendo, ma sia il pelo che è spettinata, diciamo.
Fermati, piccoletto! Ciao, mio bambinotto, io sono Toriel, la guardiana delle rovine. Tu sembri così carino proprio ora. Devi essere veramente confuso. Ehi, perché stai mettendo così tanto? Guardate che faccia. C'è odio tra loro due. Poretto lui, guardate. Come stavo dicendo, devi essere veramente confuso. Solo vieni alla mia casa. Si trova alla fine delle rovine. Ti spiegherò tutto qui. Stai al sicuro. Questo qui non è un bene. Lei... già visti? Noi siamo i prossimi! Guardate che bello che muovo gli occhi destra e sinistra in manico, così. Che facciamo ora? Ti devo dire qualcosa. Lei è l'assassino brutale delle rovine. Lei uccide tutto quello che vede senza esitazione. Da quello che ho visto, lei veramente piace provare a uccidere umani. Provare, ma non... lei una volta non ci so uno. E poi l'ha mangiato e Toriel è cattiva qua. Non era così tempo fa. Dopo è stata da sola così tanto, è cominciato a impazzire. Mi chiedo se adesso lei si sta cercando. Ora che lei mi ha visto, sono anch'io sul menù, insalata. Quindi immagino che moriremo assieme. A meno che non riusciamo a fuggire qui, prima che lei ci veda. Altrimenti siamo condannati. Che carino che è Flowey. Vedere del formaggio mollaccione qua ti riempie di determinazione. Salva! Il formaggio sembra essere ammuffito e ci riempie di disgusto, ma anche di determinazione. Ah, ragazzi, scontro con Napsterblock e poi salvo. Poi spengo. Il fantasma sembra, non so cosa sia. Ecco che arriva Napsterblock, che sta inquietante, azioni. Bisognava... sorridergli a quello vecchio. Meglio Napsterblock con paziente il sorriso. Napsterblock è strano. Smettila! È cazzuto! Basta! Ci fa male l'acqua. Siamo intimiditi dal sorriso sinistro di Napsterblock. È forte sto qua. Dice Napsterblock un gioco. Lui è ancora più spaventato. Smettila! Porca troia! Merda, non è più facile di quello. No, non mi ha colpito qua. Ok, quindi ho un'idea. Item. Siamo intimiditi dal sorriso sinistro di Napsterblock. Perché non posso usare gli item? Non mi fa usare gli item, dannazione. No, perché? Perché? Lasciami provare. Io l'ho chiamato colpo dell'assassino. Ti piace? Volevi? Cosa? Non importa. Non ho tempo per te in ogni caso. Dovrei morire fuori di qui. Anche essendo così carino. Napsterblock. Aspetta che qualcuno ti uccida, si risparmia. Abbiamo vinto. Abbiamo guadagnato 0 di quel che è e 0 di quell'altro che è. Qua che c'è un salvataggio, non c'è un cazzo di salvataggio. Qui non si può andare, ragazzi. Ah, vero qua, vi ricordate? Lasciare 7 di oro nella ragnatela? Sì. Ah, loro sono bastardi, qui non ci danno la ciambella. Cattivi, ci danno una ciambella. Aspettate un attimo, ragazzi. Ma io ora, mi sa che si è buggato qualcosina, sapete? Che io avrei dovuto andare qui sopra, ma qui non posso andare. Guardate, e non mi c'è neanche utilizzo. Non mi faceva nemmeno utilizzare il... come si chiama, ragazzi? Non mi faceva nemmeno utilizzare il coso per curarmi. Quindi penso ci sia buggato qualcosa. Quindi in ogni caso il gameplay doveva finire qui per forza. E ci si vede. Quindi ditemi se il gameplay vi piace che, e tanto vi porterò la seconda parte dove andrà avanti ancora un po' questa serie. È ancora una pre-demo, quindi è poco. Tuttavia il secondo episodio ci sta senza problemi. Ciao a tutti, ragazzi!